Ciao, sono Luca e in questo video vedremo diverse tipologie di pullover per aumentare la massa muscolare della schiena. Il pullover è un tipo di esercizio particolare perché in teoria comprende, fa allenare sia il petto che la schiena. In realtà, se lo fai con le braccia completamente estese, lavora esclusivamente il petto. Se però tu ti immagini di metterti in una posizione per l'appunto in piedi e fai un lat pull down, il movimento lo stesso cambia solo per l'appunto le forze che intervengono in base a che tu sia seduto in piedi, che tu sia sdraiato o in piedi. E nel lat pull down per l'appunto intervengono i dorsali principalmente, se hai per l'appunto le braccia flesse, altrimenti con le braccia estese un po' anche il pettorale. Quindi un po' particolare perché ovviamente coinvolge in teoria un po' sia il petto che la schiena. In realtà, ripeto, se sei sdraiato con le braccia estese intervengono soltanto i pettorali. Puoi farlo con il manubrio, con il bilanciere, con l'elastico o anche al cavo se sei in palestra. L'esecuzione è la stessa, come sempre il muscolo non sa quello che fai, quindi conta primariamente quello che senti. Quindi prova le diverse tipologie, dopodiché aumenti di quelle che senti al meglio. Magari con il manubrio, con l'elastico è meno stressante per l'articolazione dei polsi, mentre magari il bilanciere ti impone una posizione leggermente più stressante, che sia bilanciere libero o al cavo. Quindi prova le diverse tipologie, senti come i pettorali rispondono, dopodiché mantieni la variante se la trovi che per l'appunto funziona meglio per te e tramite i miei video test e guide per l'appunto migliori la connessione mente-muscolo perché ancora una volta sia il corpo a indicarti quello che funziona al meglio per te. Io, ad esempio, non li sento più di tanto le diverse tipologie di pullover, quindi non lo eseguo mai regolarmente. E anche se magari la teoria dice che magari è un buon esercizio, però ancora una volta mi interessa la pratica. E quindi ti rimando poi dopo il video più specifico per l'esecuzione, test, guida, metafora di Rocky 4 interessante ancora una volta per capire che il muscolo non sa quello che fai. Quindi, che sia un pullover con manubrio, elastico, bilanciere o bilanciere al cavo, non c'è differenza nel momento in cui. Ovviamente conta primariamente la contrazione e se tu ti ascolti al meglio con respirazione adeguata, scapole addotte, depresse e quant'altro, puoi effettivamente puoi sentire in base al tuo corpo cosa funziona al meglio per te in termini di efficacia, in termini di contrazione, pompaggio e così via. Quindi provale tutte, mantieni quelle che senti al meglio, se non senti niente, li elimini, problemi zero. Ti rimando agli altri miei video, paradigma autoconsapevolezza, test, guida, metafora di Rocky 4, dopodiché sei ovviamente al top per una migliore conoscenza di te, che sia a casa in palestra. Infine, come sempre, se vuoi fare un salto di qualità in termini di forma fisica, puoi contattarmi e ti spiegherò come posso aiutarti a distanza con il mio servizio di personal trainer online. Ciao!